Salve ragazzi, in attesa che molti mi invino i compiti di giovedì e venerdì, su richiesta di Sofia Franconi vi mando i compiti per lunedì, che però hanno un senso solo se si è fatta la parte che avevo assegnato giovedì scorso di Telemaco che andava alla ricerca di suo padre Ulisse e, o almeno cercava di avere informazioni per sapere se suo padre era vivo o morto. E questo invito ad andare a ricercare il padre o a ricercare informazioni gli era arrivato da Atena. Atena, che è amica dei greci, quindi amica anche di Ulisse e di Telemaco, si presenta dal giovane Telemaco, assumendo i panni di un ospite, uno straniero, quel certo Mente con la M maiuscola che era il capo di una popolazione, e dà forza e coraggio a Telemaco affinché vada a trovare il padre. Qui adesso leggiamo un brano importante, ovvero dove sta Ulisse? Ulisse è trattenuto nell'isola di Ogigia, dove c'è la ninfa Calipso che non lo vuole mandar via. E abbiamo letto da altre parti che questa ninfa voleva Ulisse come marito e l'aveva convinto a rimanere da lei, a dimenticarsi della sua patria, di sua moglie, di suo figlio. Fin quando Zeus non decide di intervenire mandando Hermes nell'isola di Ogigia a portare un messaggio alla ninfa e dicendole, lui che è il capo degli dèi e di tutti gli esseri divini, quindi ninfe comprese, la obbliga a lasciar partire Ulisse. Ascoltiamo un brano. Ma quando Hermes arrivò nell'isola lontana, allora dal livido mare balzato sul Lido, proseguiva finché arrivò alla grande caverna, dove abitava la ninfa dalle trecce belle. La trovò che era in casa. Nel focolare bruciava un grande fuoco, e si diffondeva in lontananza per l'isola un odore di cedro e di tuia. Lei dentro, cantando con bella voce, tesseva al telaio con la spola d'oro. Intorno alla grotta cresceva un bosco lussureggiante di ontani, pioppi e cipressi odorosi. Qui uccelli dalle ampie ali facevano il nido, ghiandaie, sparvieri, cornacchie, che gracchiano sonoramente le cornacchie marine, cui piace la vita del mare. Cresceva intorno alla grotta profonda una vite domestica, florida, feconda di grappoli, quattro fonti, facevano sgorgare acqua limpida una vicina all'altra. Intorno prati di viola e di sedano erano in fiore. Anche una divinità in questi luoghi rimaneva incantata a guardare e a godere nel cuore. Fermo dunque, ammirava il messaggero Argeifonte. Ma quando finì di ammirare con il suo animo tutte quelle cose, d'un tratto entrò nella vasta grotta. E a vederselo avanti, lo riconobbe Calipso, la dea luminosa. Tutti gli dèi, infatti, si riconoscono tra loro, anche se vivono lontani tra loro. Ma Hermes non trovò dentro la grotta il nobile Odisseo. Era sul promontorio e piangeva, seduto là, dove sempre con lacrime, gemiti e pene, straziandosi il cuore, e al mare mai stanco guardava, lasciando scorrere lacrime. Allora, è abbastanza semplice, la struttura è abbastanza chiara. Quindi, ricominciando dal verso 1, ma quando Hermes arrivò nell'isola lontana, allora, balzato, mettiamo subito balzato, che vuol dire uscito dal mare tempestoso, livido. Intende dire tempestoso.
oscuro perché era agitato, quindi uscito dal mare tempestoso sulla spiaggia, sul lido. Aspettate che non mi piace come sta sottolineando. Vediamo se così va meglio. Sì, sul lido. Cosa fa Hermes, che è il messaggero degli dèi? Proseguiva finché arrivò alla grande caverna dove abitava la ninfa dalle trecce belle. La trovò che era in casa. Lasciamo tutto così. Nel focolare bruciava un grande fuoco e si diffondeva in lontananza per l'isola un odore piacevole, diciamo piacevole. Cos'era questo odore? Era la legna che bruciava, la legna di alcuni alberi odorosi che quindi mandavano un buon odore, quindi diciamo un odore piacevole. Lei, cioè Calipso, dentro la caverna, cantando con bella voce, tesseva al telaio con la spola d'oro. E la spola, lo vedete qui, è un attrezzo per tessere. Intorno alla grotta cresceva un bosco lussureggiante. Qui possiamo mettere di diversi alberi profumati. Lussureggiante vuol dire molto ricco. Quindi intorno alla grotta cresceva un ricchissimo bosco di alberi profumati. Qui gli uccelli. Questo lo possiamo togliere dalle ampie ali. Qui gli uccelli facevano il nido. Questo togliamo tutto. Anzi, no, lo lasciamo. Qui gli uccelli facevano il nido. Ghiandaie, sparvieri e cornacchie che gracchiano sonoramente, cioè che emettono un verso molto forte e a cui piace la vita del mare. Soggetto, una vite domestica, florida, ovvero rigogliosa e ricca di grappoli, cresceva intorno alla grotta. Quattro fonti inteso d'acqua facevano sgorgare acqua limpida. Questo lo cancelliamo. Intorno prati di viola e di sedano erano in fiore. Anche una divinità in questi luoghi al posto di rimaneva. Sarebbe rimasta incantata a guardare quel paesaggio e a goderne nel cuore, che significa a guardare quel paesaggio così piacevole. Poi qui il soggetto è Argeifonte, che è l'altro nome di Hermes il messaggero, quindi scriveremo il messaggero Hermes, stando fermo, ammirava il paesaggio. Ma quando finì di ammirare tutte quelle cose, qui con il suo animo lo cancelliamo, via. Quando finì di ammirare tutte quelle cose, d'un tratto entrò nella vasta grotta, cioè entrò d'improvviso nella grande grotta. Calipso, che è il soggetto, lo riconobbe quando se lo vide davanti. Questo lo cancelliamo. Tutti gli dèi infatti si riconoscono tra loro, anche se vivono lontani. Ma Hermes non trovò dentro la grotta Odisseo, questo via. Era sul promontorio, cioè era su uno scoglio e piangeva seduto, laddove sempre con lacrime, gemiti, lamenti e sofferenze, straziandosi il cuore,
ricomincio, Hermes non trovò dentro la grotta Ulisse, era sullo scoglio e piangeva seduto là dove sempre, con lacrime, lamenti e sofferenze, lamentandosi, guardava al mare senza essere mai stanco, lasciando scorrere lacrime. Quindi Ulisse sta su uno scoglio, guarda il mare e piange. Forse si era reso conto che nonostante stesse bene nell'isola di Ogygia con Calipso, Zeus aveva cominciato a mandargli inspiegabilmente un sentimento di nostalgia verso la propria patria.